Rebecca, siamo in Uruguay. Ciao! Hai l'offerta delle uova 6 per 50, quindi un euro qualcosa, 6 uova, è tanto, eh? Benvenuti nel paese più caro del Sud America. Mirko, è necessario vedere l'Uruguay. Vedremo tutti i paesi e vedremo anche l'Uruguay. Che siamo arrivati in teoria al nostro ostello. Vediamo. È pieno di palazzi tipo antichi. Potrebbe essere da tutte le parti. Quale? Quello? È quello? Vamos. Siamo arrivati. Oggi si va alla scoperta di Montevideo. Sì. Sei pronta, Rebecca? Sì. Segue il funico dentro la lanterna con tutto sottoterra. Diventa sempre più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo. Quando arriva in fondo, si trova. E insieme vanno a sconfiggere la regina di cuori. Perché? La regina di cuori era una regina un po' cattiva. Perché? Non era cattiva, semplicemente lei, amore, eh? Voleva sempre tagliare la testa. Che tutte le rose fossero rosse. Ma le rose in realtà erano bianche, amore. Perché? Allora lei ogni mattina chiedeva che le rose fossero pitturate con la vernice rossa. E quando qualcuno non le pitturava bene e rimanevano un po' bianchine, lei si arrabbiava tantissimo, amore. E gli faceva tagliare la testa. Sì. Ma non veramente, era uno scherzo. Alla fine tutti furono felici, non mi ricordo perché, forse arrivò grande drago bianco che sputava fuoco, che conquistò la montagna potendo il tesoro. E Alice poteva così riuscire a tornare a casa. Magari andiamo in biblioteca e lo prendiamo questo libro, che non ce lo ricordiamo, amore. È una storia bellissima, il grande drago bianco che conquista la montagna con il tesoro e mette lì i suoi. Rebecca, ti è piaciuta questa storia? Mi piace. Ma ti piacciono, amore? Queste qua dell'Uruguay però non le abbiamo ancora provate. Sì, è vero. Queste sono tutte empanada. Che meraviglia. Eh sì, ma in Argentina, amore. Dobbiamo provarle anche qua in Uruguay. Oggi mangiamo l'empanada? Sì. Ottimo. Come la vuoi? Pollo, io, carne? Io solo uovo. Solo uovo? Se la mangio uovo. Ah. Chissà se c'è un'impanada solo con l'uovo. Giusto, il formaggio me la mangio tutta. Te la mangi tutta? Sì. Ah, questo è il museo di storia dell'arte, sì. Con David Michelangelo. L'originale? L'originale, che è qua in Montevideo. Quello è il signore che assomiglia a Davide. C'è anche qua. C'è
anche una gru. La gru è molto interessante, amore. Sabato c'è il carnevale, non vediamo l'ora di vederlo. Un arcobaleno. Sembra un arcobaleno, eh? È molto verde però come città, no? Palazzo Salvo. Allora, è stato costruito nel 1928 e fino al 35, che è stato l'anno in cui si è costruito un altro edificio a Buenos Aires, è stato l'edificio più alto del Sud America. Ah, wow! Eh sì. Ed è stato costruito da un architetto italiano. Esatto, Mario Palanti. Esatto, Mario Palanti, interessante. 1923. 28, sì. Questa è Piazza dell'Indipendenza. È possibile entrare ma solo con un tour guidato. Quindi, dato i costi dell'Uruguay, facciamo che ci entriamo un'altra volta. Ecco il Garibaldi uruguaiano. Garibaldi uruguaiano. Antiga. Ci sono sempre questi palazzi meravigliosi in stile europeo, bellissimi. Alcuni hanno anche delle onde sulle facciate, no? Ah, e qua c'è la meravigliosa bandiera dell'Uruguay. Appena siamo entrati ci sembrava ancora quella dell'Argentina. In realtà la grande differenza non sta nei colori, ma sta nel sole. La bandiera dell'Uruguay ha il sole, è blu. In alto a sinistra. Quella è blu. Ah sì, certo. E le strisce sono di più. Sì, invece poi quella dell'Argentina è azzurra. Azzurra e bianca col sole in centro. Però sono simili. Sono delle scale. Andiamo a vedere. Andiamo nel covo dei draghi, amore. Perché i draghi vivono sottoterra. Adesso guardiamo, amore. Un monumento nazionale. In onore del generale. Là ci sono i ceneri di Artigas. Ma che bello! Hai visto, amore? Hanno cambiato. Si sono dati il cambio. Amore, perché è pesante stare tutto il giorno qui a fare la guardia. Vedi? E sono stati presi i suoi resti nel 1855 e sono stati portati qua. Quindi quelli sono effettivamente le sue ceneri. Questa è la bellezza del palazzo visto dall'altro lato della piazza. Davvero meraviglioso. Bellissimo, Palazzo Salvo. Adesso ci dirigiamo verso il museo della casa del governo, ma noi andiamo verso
il teatro. Una manifestazione uruguayana del sindacato dei lavoratori, giusto? Teatro Solis. Bellissimo, andiamo a vedere se si può entrare. Storia di un perro, Rebecca. Certo, amore. Purtroppo il teatro è chiuso. Chiuso tutto. È del 1840. E il progetto è di Carlo Zucchi. Quindi probabilmente anche lui aveva origini italiane. Andiamo, amore. Bello, molto bello. Questa è Piazza delle Diversità. Sì. Che meraviglioso murales. Bellissimo. Voglio riesco, Verino. Sì, amore, andiamo a vedere anche quelle le foto. Questa è Piazza della Costituzione. O Piazza Matrix. Bellissimo. Ci sono più alberi. E lì avanti c'è la cattedrale. Andiamo a vederla. Guarda, amori, pupazzi, quelli che parlano. Sì. Le marionette. Le marionette. Eccolo. Il mate. Con la yerba mate, la bombiscia. È un frutto scavato. Sì, in alcuni, perché altri invece sono fatti con la ceramica, il tradizionale scavato. Che bello. Questa è tutta la fiera dell'artigianato. Ah, hai visto? Fino al 1850 la piazza era chiamata Piazza della Verdura, che ovviamente qua c'era il mercato. E di dietro c'è la cattedrale metropolitana. Un asado dell'Uruguay. Questa è la zona più turistica. Qua attraccano, che è vicino al porto, qua attraccano le navi da crociera. Quindi penso che noi ci passeremo e ne usciremo, non mangeremo qua. Sicuramente. Grazie.
eccoci arrivati sull'oceano. L'oceano e il lungomare, tutto il Malecon di Montevideo. Più di 20 km. Più di 20 km di Rambla, sì. Sarebbe uno di Lucchetto per lo zaino di Rebecca, vero? Ah, è vero! Guarda quanti Lucchetti! Sono un po' arrugginiti però, Rebecca, per il tuo zaino. È vero! Niente, dai! Io vorrei un sacco di Lucchetti con i brillanti, non questi qua. Non questi che sono un po' arrugginiti, vero Rebecca? No, bene, salutiamo la fonte, ciao fonte! Sì, 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 sì.